Claudio Bertolo, classe 76, abitante San Sebastiano Po. Nella vita lavoro a Palazzo di Giustizia a Torino e nel tempo perso mi diletto comunque con le mie passioni, che sono la musica, la pittura, e ogni tanto anche faccio queste installazioni o vado a recuperare tipo beni abbandonati in giro un po' per la campagna e per le colline. Allora, qui siamo zona tra Baraccone e San Genesio, località Castagneto Po. In questo prato, dato che il colpo d'occhio comunque, come vedete, ha tutta questa macchia comunque di lavanda selvatica, quindi questo viola mi ha subito colpito. Infatti era un'installazione destinata da posizionare in un terreno a San Sebastiano, ma vedendo appunto questa macchia, questo prato bellissimo fiorito, ho detto ma provo a chiedere al proprietario del terreno se prima del taglio riesco a posizionare qua questi aironi. L'ho chiamata aironi in pastura, sono 44. Il materiale, ho utilizzato legno di recupero destinato comunque alla discarica. Ognuno ci può vedere un po' quello che vuole in quest'opera, diciamo. Ci ho messo, sommando tutte le ore, più o meno 2 settimane. Non è la prima opera. Quando vado in giro e vedo opere comunque di, cioè, abbellimenti nei paesini, sistemazioni anche solo di angoli particolari, mi suscita sempre curiosità e interesse, e quindi mi piace comunque girare, e dove butti gli occhi e dici ah, qua vorrei fare una fotografia, vuol dire che lì hanno creato bellezza. Ma ho sistemato due pompe pubbliche in località San Sebastiano, poi adesso sto per posizionare una meridiana in località Le Milane e poi vari lavoretti privati. L'impulso che mi viene è che io, girando in macchina, cioè butto l'occhio su cose, che ne so, su angoli particolari, magari vedo, che ne so, l'edera che cresce su 4 pezzi di cemento e dico ma lì sarebbe bello pulire questa, cioè pulire questa piccola struttura dall'edera e creare chissà cosa. Sì, diciamo, non l'ho voluto, cioè non l'ho voluto mettere il mio nome, ma non per qualcosa, ho detto boh. Cioè, a me piace comunque vedere lo stupore della gente che dice ah, che bello. A me quello cioè, mi dà soddisfazione comunque. Piace? Molto. Meno male. Adesso l'ho vista e porterò le mie bambine. Allora, questi aironi adesso, prossima destinazione, dovrebbe essere a breve, cioè tra qualche mese, vediamo, in un campo di grano turco verso San Sebastiano. Idee future, sì, c'è un posto a Castagneto che devo ancora sentire comunque il sindaco, i proprietari del terreno di questo bene qua. Vorrei fare, questo è una sorpresa, sì.